contando. Vedi che come non c'è la rete. Insieme di essere comunità. Tra poco stiamo per entrare nel Sabato Santo. Teologicamente il Sabato Santo è il giorno del silenzio. Infatti, è il giorno del silenzio. È il giorno in cui Cristo scende negli inferi e va a prendere, a ripescare tutta l'umanità. E c'è un antico racconto che dice che il primo che va a prendere è Adamo. Ecco, davvero vogliamo chiedere a Gesù di tendere quella mano e sorreggere ciascuno di noi. Adesso concluderemo con la preghiera dei cristiani, dei figli di Dio, la preghiera dei fratelli e sorelle, il Padre Nostro, poi con l'affidamento a Maria. Prima, ecco, ringrazio ancora la Polizia Locale, la Croce Verde, che ci hanno aiutato nel percorso della processione. Ringrazio l'amministrazione, il Consiglio Comunale, ringrazio le confraternite, il Rosario che ha organizzato la processione, ringrazio Confraternita del Carmine, ringrazio
tutti coloro che si sono offerti per portare le statue. Ecco, sono statue. Però dietro queste statue c'è la fede di un popolo, la fede di un popolo che ti permette di incontrare colui che è vivo, colui che da 2000 anni è vivo e ci accompagna, nostro Signore. Quindi è Lui che porta noi. E quindi grazie di cuore a tutti. Grazie, spero di non aver dimenticato nessuno, grazie ai carabinieri, grazie davvero a Teletrio, ancora una volta, che ha permesso di far arrivare a tutti, e grazie a tutta la gente, i giovani, i bambini, i piccoli che hanno resistito fino a quest'ora. Adesso ci aspetta, ecco, l'entrare verso il Sabato Santo, verso il grande giorno della Pasqua, e cogliamo anche l'occasione, io e Don Ezio, di fare gli auguri a tutta la comunità di Faggiano, di San Crispieri, auguri davvero di pace, auguri davvero di salute, auguri di serenità a tutti quanti, che l'esperienza, l'incontro con Cristo possa essere un incontro di vita e di liberazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. L'amore del Signore è la nostra forza. Andiamo in pace. Prendiamo grazie a Dio. E un grazie alla banda giunta da Nova Siri, ecco, per averci allietato con le marce. Grazie di cuore, e grazie ancora una volta di cuore a tutti e a ciascuno. Thank you.